impatto economico nei termini delle sfide che l'economia integrale, nella prospettiva dell'economia con Francesco, offre come economia sostenibile, proprio secondo lo spirito di Francesco d'Assisi. Poi parleremo dell'altro, appunto, dell'altro strumento, le nuove generazioni. Quindi la professoressa Elena Bocci, che è docente di psicologia della comunicazione all'Università di Sapienza, anzi, all'Università di Sapienza di Roma, scusate, io vengo da quell'altra generazione, cioè la Sapienza, che ci parlerà appunto degli altri generazionali. Da qui il mondo generale si comincia a restringere sul territorio. Quindi il dottor Roberto Leoni, che è presidente onorario della Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato, ci parlerà di questa esperienza estremamente interessante di partecipazione dei giovani alla dimensione ambientale. Poi avremo il dottor Gabriele Antoniella, che è ricercatore della Facoltà di Agraria della Tuscia, ma è anche direttore presidente del Biodistretto dell'Agricoltura. E poi avremo il professor Leonardo Barbaro, che è già stato professore ordinario e direttore del Dipartimento d'Arte, sempre dell'Università della Tuscia, che ci parlerà invece di un'altra esperienza estremamente importante, perché ci riporta dentro la città, l'esperienza degli orti solidali urbani. Chiude, perché a quel punto noi interpelliamo le istituzioni, chiude il professor Silvio Franco, che non solo è un economista, ma è anche assessore allo sviluppo economico del Comune di Viterbo. Operanti sul territorio che si assumono questa responsabilità di far diventare concretezza questo discorso sullo sviluppo sostenibile, di fare in modo che sia sviluppo umano ma sostenibile per chi? Per la natura. Questo incontro, questo dialogo, dialogo che è un dialogo inevitabile, perché ciascuno dei due soggetti di dialogo dipende dall'altro. In tutto questo, nell'attività di questi soggetti che si muovono sul territorio, uno dei temi fondamentali è il dialogo fra le generazioni. Noi stiamo erodendo il patrimonio di beni naturali che era destinato ai nostri figli e ai nostri nipoti. Gli stiamo apparecchiando un mondo pericoloso da tanti punti di vista. Per loro quindi, per le nuove generazioni, quindi è indispensabile che si facciano sentire, si facciano membri di un colloquio, tenendo conto che soltanto attraverso questo scambio noi possiamo affidare alle nuove generazioni i destini della nostra società, ma del nostro ambiente, dell'ambiente in cui questa società può svilupparsi. E affrontare con la fase finale che mi ha colpito, credo di far colpire tutti noi, ma credo che sia assolutamente vera: non c'è più tempo. E su questo ritornerò, e anche diciamo, sul discorso che faceva Francesco Mattioli, che ringrazio insieme a tutti gli organizzatori di questo evento per avermi invitato. Io sono qui diciamo con una duplice veste, forse direi anche triplice, perché come appunto ricordava Francesco sono un professore docente dell'Università della Tuscia e in particolare insegno un corso che si chiama Economia delle risorse naturali e dell'ambiente, quindi ovviamente con strette connessioni al tema di cui stiamo parlando oggi. Sono un amministratore del Comune di Viterbo, sono diciamo assessore allo sviluppo economico locale, e questo aggettivo non è irrilevante, ma ho anche una delega che si chiama alla trasformazione ecologica, quindi non alla transizione ecologica ma alla trasformazione, proprio perché non essendoci più tempo, forse non ci sono neanche i tempi per fare una transizione, perché una transizione di per sé è un processo lento, è un processo che in qualche modo accompagna una mutazione da
trasformazione deve essere. Invece noi abbiamo bisogno di una trasformazione, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, abbiamo bisogno di una modifica di paradigma. E rispetto a questo poi mi riallaccerò a quello che ha detto il collega Giulio Guarini nel intervento di questa tavola rotonda. E il terzo motivo, diciamo la terza, se volete la terza veste con cui sono qui, è che ormai da 4-5 anni collaboro con la Pontificia Università Antoniana, che è l'Università dei Frati Minori Francescani, proprio come referente, diciamo, dal punto di vista economico di quella che è la rete internazionale della ecologia integrale. Ho partecipato a diversi eventi, faccio parte, diciamo, delle attività formative dell'Alta Scuola in Ecologia Integrale, Scuola di Alta Formazione in Ecologia Integrale, e diciamo alcune delle cose che dirò oggi, per ovvie ragioni in termini molto sintetici, le ho riportate su un articolo che appunto ho scritto per la rivista dell'Università Antoniano, che si chiama proprio Una bioeconomia per la casa comune, e vi spiegherò poi perché l'ho chiamata bioeconomia per la casa comune. Oggi abbiamo ascoltato tanti interventi diversi che secondo me si muovono su dimensioni diverse di quello che è il rapporto fra l'uomo e la natura, in qualche modo di quello che è il rapporto fra gli ecosistemi e l'economia. Sicuramente è una situazione, una relazione estremamente complessa, l'abbiamo colta da tutti questi interventi, e secondo me è necessario un tentativo, non dico di schematizzazione, ma un minimo di organizzazione per cercare di affrontare questi temi. Questo, se è utile, credo dal punto di vista scientifico, è indispensabile, perché poi si trova ad amministrare e ad assumere determinate scelte. E io credo che i piani tendenzialmente siano tre. E questi piani non sono piani gerarchici, assolutamente. Uno non è più importante degli altri. Ma sono però dei piani che secondo me hanno una loro coerenza interna, e una loro coerenza interna è anche in qualche modo una gerarchia. E i piani sono il piano morale, etico-morale, il piano economico-politico e il piano tecnico. Che cosa significa? Significa che noi, quando affrontiamo questi temi, dobbiamo avere in qualche modo un riferimento morale, perché dobbiamo avere in qualche modo un orientamento, una guida, una sorta di lettura primigenia di tutte queste relazioni, altrimenti poi non riusciamo a calare delle politiche o delle scelte economiche coerenti con quella visione, e a valle ancora non riusciamo poi a fare degli interventi pratici, tecnici, concreti, come sono quelli che alcuni interventi oggi hanno delineato, che abbiano una coerenza con questa visione generale. Io questo tema lo affronto con i miei studenti, io dedico insomma moltissime ore del mio corso proprio a discutere anche della parte morale. Non per raccontare agli studenti qual è la visione morale corretta, quella scorretta, cosa è il bene, cosa è il male, cosa è giusto, cosa è sbagliato, ma per dire con quale approccio si può affrontare una lettura delle relazioni dell'uomo rispetto alla natura, e di come questa poi porti con sé come conseguenza sia una visione di quello che è il valore e il senso della natura e degli ecosistemi, e di come poi il paradigma economico, le scelte che su questo si basano, debbano essere coerenti in qualche modo con questa visione. Allora io credo, e cercherò di essere molto veloce su questo, perché il mio ruolo non è tanto parlare né della parte morale né della parte tecnica, per quanto sia un ingegnere io di formazione, ormai il mio livello, diciamo, è più quello economico-politico, non più quello tecnico, e ovviamente non è per ovvie ragioni quello morale, perché non mi compete nella mia sfera di conoscenza e di competenza. Tuttavia ritengo che si debba fare una distinzione forte in questa lettura fra delle relazioni fra uomo e natura, perché se è vero, e credo sia oggettivamente indiscutibile, che l'uomo è una specie in qualche modo superiore, passatemi il termine, una specie che ha delle possibilità in più rispetto alle altre specie, forse anche solo per quello che Georgescu Reger diceva, la possibilità di creare strumenti esosomatici, cioè l'uomo è l'unica specie che ha questa capacità di ampliare le proprie potenzialità usando strumenti che sono dei prolungamenti, no?
innaturali di quella che è la sua connotazione strutturale. Ecco. Ma questa superiorità da cosa deriva? Questa secondo me è una domanda fondamentale, etica, morale, sulla quale ci dobbiamo interrogare. Perché se questa superiorità deriva da un percorso evoluzionistico fortunato, o se questa superiorità deriva da una, diciamo così, dal calare dall'alto questa particolare specificità dell'essere umano, cioè se l'uomo è superiore, perdonatemi la banalizzazione, perché rispetto a tutte le altre specie ha un'anima, o se l'uomo è superiore semplicemente perché si è evoluto in un altro modo, in un modo diverso dalle altre specie, questo secondo me è l'elemento chiave che poi sottende tutto quello che viene dopo. Perché se l'uomo ha una superiorità morale dovuta, come dire, a una sorta di sua ego, per essere chiaro, e Dio creò l'uomo a sua immagine, Dio lo benedisse e disse: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e rendetela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra.